Raul Chiesa, bentrovato, piemontese, leader europeo, dicono le tue biografie con la tua società Security Brokers della Cyber Security europea. Sei referente ONU per la sicurezza informatica, consulente di vari governi, meno che di quello italiano e non per tua scelta. È vero che sei partito dai videogame da ragazzino fino all'intrusione nei sistemi informatici, finanziari, militari. La Banca d'Italia, Sì. fino a passare un po' di guai. Fino a passare un po' di guai, una bella storia, magari un domani, chissà, un libro, un film, visto che Non stanno ce ne andando di racconti un moda noi pezzetto? hacker, con piacere, anche perché è cambiato il mondo, è cambiato internet e siamo cambiati noi hacker. 13 anni, come dici giustamente tu, i giochini, a quel tempo c'erano i primi computer da casa, un computer, quindi i Commodore. Tu eri un nerd, eri bravissimo a scuola? Io ero un nerd, non bravissimo a scuola, i professori mi dicevano sempre: hai un cervello che spacca, ma non ti applichi, Chiaro. perché pensavo le mie cose. Ero un nerd strano, nel senso, ero nerd smanettone, però ero organizzatore in discoteca di feste, uscivo, per cui un nerd Ah. atipico. Non dimenticherò mai, a 15-16 anni mi hanno comprato un pocket computer come quelli che si usano oggi, piccoli, però era 25 anni fa, per cui era un Fujitsu, che non si trovano più, a trovarlo avrebbe un gran valore oggi, e prendevo gli appunti lì sopra, e i prof mi dicevano: no, devi scrivere a mano, fai rumore con questi tasti. Mi ricordo che avevo un ottimo docente di informatica, professor Fissore, che era un professionista che si prestava anche a insegnare, e lui era consulente in Fiat. E un giorno mi ero bucato il centro ricerche Fiat, però ero ragazzino Ma e non perché? c'erano i Cosa ti grossi, interessava il centro ricerche la Fiat? curiosità e la sfida di Di riuscire ad vedere entrare se dove era ce la fai o no, vietato. esattamente. Anche perché tieni conto, a differenza di oggi che c'è internet e Linux, cioè tante cose che non hai più bisogno di fare azioni illegali al tempo per imparare. Al tempo a scuola avevamo i computer Olivetti, non c'era internet, non c'era open source. Il free Non c'erano i software, non social. c'era niente, quindi dovevi fare altre strade. La strada era autodidatta, Quindi per era per gioco o per sfida? O gioco e c'era sfida. anche, come per molti hacker, come si usa dire, hacker? Hacker. Però ormai si dice hacker, come si dice Sì, gol, Italia, sì, si scrive gol italianizzato, senza la. sì. Senti, c'era anche una ribellione, una rivolta contro il potere che non riusciva a Ma guarda, nel comprendere. caso mio no, quello è arrivato anni dopo con quello che si chiama, dalla parola attivismo, hacktivism, quindi utilizzare la conoscenza hacker per essere un attivista. Al tempo assolutamente no, non ce ne poteva fregare di meno, però è giusto quello che dici tu e fa parte appunto di tutti quei differenti percorsi in cui sono convogliati poi la scena hacking, che è enorme. Pensiamo ad Anonymous, anche il pubblico avrà Chiaro. sentito di Anonymous, che fa le rivendicazioni e utilizzare le tue conoscenze hacking per fini o Quindi politici o ci ideologici. sono degli hacker buoni anche, degli Assolutamente hacker sì. utili, non soltanto tu, ma insomma già in origine. Sì, come i security researcher, i ricercatori di sicurezza, quelli che trovano le vulnerabilità, quelli che ogni tanto apri il giornale, in Facebook hanno chiuso una falla perché un ragazzino, mi ricordo qualche mese fa, un ragazzino di 11 anni ha trovato una falla su, non era Facebook, era uno dei social, adesso non mi ricordo quale, e ha vinto ovviamente l'azienda, che era di proprietà di Google, gli ha riconosciuto poi Una un falla cosa vuol dire? riconoscimento. Una falla vuol dire che siamo tutti umani, insisto su quello, umani nel bene e nel male, facciamo errori, perché è umano. Un programmatore è un umano che scrive un codice, un software. Questo software può avere delle falle, degli errori di programmazione che impattano poi, per cui c'è una vulnerabilità. Esempio, la mascherina dove devi scrivere utente password sul portale. Se è scritta male, io non ho bisogno del tuo utente e della tua password, inserisco una stringa e aggiro quella richiesta di password, sono io l'amministratore, Quindi le potrò falle sono visualizzare anche la tua pericolose per password. gli utenti, naturalmente. Sì, ma magari ne parleremo nel corso di questa mezz'ora. Mi preoccupa quando dal software e dal virtuale, il social, il web, vai sul reale. Per una falla software è cascato un aereo militare un annetto fa, perché c'era un errore ed è cascato giù. Torniamo un po' indietro, Raul.
Sei entrato nella Banca d'Italia e ti hanno beccato, è così? Sono entrato nella Banca d'Italia a ottobre 95. Fui sempre per gioco? Sempre per gioco, dicendo i sistemi non sono sicuri, ma questo è quello che è famoso in Italia, come dici tu, sono più di visione europea o internazionale, anni prima di Banca d'Italia. Cioè avrebbero dovuto ringraziarti che sei riuscito a entrare per farmi capire che non erano sì, sicuri? Secondo me okay. Sì, però anche qua ho dei bei aneddoti velocemente da dirti, ma ci tengo a dire anche che in Italia è famoso per Banca d'Italia, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Enea, eccetera, erano miei. Ma in realtà negli States era per AT&T, il maggior operatore di telecomunicazioni al mondo, la GTE, la Sprint, i primi provider di allora ero io il padrone. Nel caso di Banca d'Italia fui preso non per un mio errore tecnico, che sarebbe potuto succedere, siamo umani, però non per quello, perché c'era un ragazzino in Sicilia, quando magari poi parleremo delle tipologie di hacker, lui era un wannabe, vorrei essere hacker ma non posso, che era riuscito a bucarsi Unilever, che è un grande brand che ha tante marchi, tipo i prodotti per le pulizie, piuttosto che Algida al gelato, nel caso era Algida, aveva fatto rumore, come si dice in gergo, quindi gli amministratori dei sistemi informativi se ne erano accorti, erano fatto la denuncia, Unilever aveva paura che si trattasse di un caso di spionaggio industriale perché stava lanciando un gelato, pensa tu i film che succedono, da lì iniziarono ad intercettarlo, quel siciliano parlava con un romano, Pier Giorgio Zambrini, in arte Zibri, che fu il primo italiano a sbloccare l'iPhone, anni più tardi, Zibri un giorno mi telefonò sul fisso di casa, perché usavamo ancora i fissi e c'era la SIP e c'era la tariffa urbana tempo eccetera eccetera, dicendomi ciao nobody, perché era il mio soprannome. Io quando bucai AT&T e GTI nel 93, loro non sapevano chi fossi, sapevano solo nobody, età sconosciuta, nazionalità sconosciuta, e lanciarono in Interpol un'informativa. No 93, novembre 95 mi fa questa chiamata, la SCO, sezione centrale operativa a Roma in Viale dell'Oceano Pacifico, sono gli stessi, per capirci, che hanno preso Rina, quindi il massimo rispetto, e dei veri poliziotti professional, non la forza dell'ordine standard e non la polizia postale, che fu creata anni più tardi a causa indirettamente mia, così come tutte le leggi italiane sul computer crime sono fatte per me o a causa mia. Quindi sono venuti con le manette? Sono venuti come nei film, elicotteri, mirini, eccetera, io a partito buttiamo giù, e abitavo da solo in mansarda, ma nella casa di famiglia, papà che sale dicendo, che hai fatto? Faccio, papà, te lo spiego poi. La prima preoccupazione è stata, quando sono entrati, il computer dov'è? E allora ho capito, ma non pensavo mai più di essere così importante. Però anche lì un trattamento differente, nel senso, io non sono mai stato incarcerato, il PM che era il dottor Saliotti, che è mancato anni fa, era fu il primo in Italia a occuparsi di antiterrorismo, mi disse Raulio, non ti metterò mai in carcere, però perché aiutaci. Sei un ragazzo curioso, però collaboriamo, sveglio, ma se lo rifai di nuovo poi vai a pagare. Ma ti hanno chiesto a quel punto? No, perché in Italia non c'era ancora, mentre c'era già in America, se sei hacker, il tuo curriculum, il tuo pedigree da essere arrestato e poi professional, okay. È un classico. In Italia eravamo un po' indietro, non c'era ancora, l'ho un po' inventata e creata io, e poi dopo di me in tanti hanno imitato il percorso obbligato. Senti, ma come si diventa dei maghi dell'informatica? Con cioè, tanta passione, secondo me, al tempo da soli, perché non c'era le strutture formative. Oggi ci sono delle ottime università, Unisannio piuttosto che Sapienza, a Milano, abbastanza ovunque in Italia, a Genova. Però non ti insegnano a diventare hacker. No, ti insegnano la sicurezza informatica. Anche qua c'è la mania da un po' di anni di chiamarlo la cyber security. In Italia abbiamo fatto dei decreti dove abbiamo coniato il termine sicurezza cibernetica, che per me del 6 di 1973 è Ufforo Boy Mazinga Z. È vero, io lo ricordo, scherzando ai politici, magari non l'avessimo chiamata così, era meglio, si chiama information security, cioè sicurezza delle informazioni. Senti Raul, sono nati per gioco o qualcuno dopo anche per ribellione? Gli hacker, poi è un termine troppo generico, mi fai capire, per distinguere varie categorie. Ma oggi invece?
Oggi ci sono stati almeno due fattori importanti. Quei hacker anni 80 e 90, i curiosi, i ragazzini, i simpatici, perché non mi dimenticherò mai che un poliziotto di Interpol e uno FBI, guarda che abbiamo un rimpianto per gli hacker come voi negli anni 80 e 90, che eravate per sfida, gioco, ma non per rubare e non per far del danno. Dal 2000 in poi è uscito il cybercrime, il crimine elettronico, quindi il crimine organizzato come lo conosciamo, ma specialmente russo, ucraino, paesi dell'Europa dell'Est. Faccio fatica a pensare alla mafia siciliana, no, che usa. Anche se ci sono stati degli esempi, se vi fate un po' di rassegna stampa, c'era un figlio di un 'ndranghetista che si era messo a far carte di credito, perché il cybercam non è più solo hacking a quel punto, è cybercam economico, il furto di identità, come il film di anni fa The Net con la Sandra Bullock, piuttosto che le frodi economiche finanziarie, piuttosto che lo spionaggio industriale. Sì, aprono degli scenari inquietanti che probabilmente non vengono dichiarati tutti per non seminare il panico. Sì. Ci fai due o tre esempi da film che invece sono possibilità reali? Sì, in Ucraina c'è una cyber war in corso da 3 anni e i giornali non mi sembra che ne parlino tanto. Una cyber war significa che nel dicembre di 2 anni fa, spero che non succeda tra poco, hanno tardamite hacking, attaccanti sconosciuti, si vocifera la Russia, ma anche qua attribuire un attacco informatico non è semplice, hanno spento una centrale elettrica. In Ucraina non è come a Roma, a novembre se non abbiamo il termosifone, l'elettricità e pazienza, in Ucraina muori per il freddo ed è già successo. Sono già successi tanti incidenti che a me fanno seriamente preoccupare, perché, detto tra di noi, se bucano una banca e rubano i soldi è brutto, ruberanno il mio conto e il tuo, ma la banca avrà sempre un'assicurazione e ci andrà a ripagare. Se da quel tipo di obiettivi passiamo a tutto quello che oggi è gestito da un computer, tu entri in autostrada, il telepass, la camera, è un computer, vai a un bancomat, è un computer, i sistemi treno, volo, trasporti, centrali elettriche, centrali nucleari, la gente muore. Muore, ma tu auto, oggi avrai le auto, tra un anno o due avremo le auto che si vanno a guidare da sole. Il mio amico Chris Miller è cretico, è stato quello che ha bucato la Jeep di FCA, ma non come magari hai già visto in qualche film, sei in autostrada a fianco, attacchi il Bluetooth e io parlo nella tua macchina e è un gioco, cioè è scherzare. Lui è riuscito a prendere il controllo a distanza dell'impianto frenante e motore. Era come ricerca, come dimostrazione, tant'è che in FCA Marchione ha capito e sta provvedendo. Senti, ma noi sappiamo la verità sugli attacchi che vengono effettuati, oppure sono taciuti per non perdere affidabilità? Allora, nel mondo finanziario c'è una forte riservatezza. Direi addirittura omertà, ma non voglio inimicarmi quei pochi clienti bancari che ancora ho in Italia e che sono entusiasti di noi, però per mancanza di cultura, perché non ci sono ancora delle leggi apposte. In realtà io ho passato 5 anni all'ENISA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza, e colpa mia indirettamente dei 29 colleghi se oggi c'è una normativa europea che piano piano l'Italia sta recependo, che è semplice: se tu sei una banca o un operatore di telecomunicazioni, sei la TIM o la Vodafone o una banca e ti bucano, io sono un tuo cliente, ho diritto di sapere che ti hanno bucato. Non mi sembra fantascienza, ci abbiamo messo 3 anni a scriverla, a farla passare al Parlamento europeo e ora sta arrivando, per cui tornando alla tua domanda, oggi siamo a settembre, se non mi ricordo male, a luglio c'è stato un data breach, un incidente in Unicredit, avevano rubato 400.000 dati di quei clienti Unicredit che avevano chiesto un finanziamento, un prestito. Unicredit è stata obbligata a fare un comunicato stampa che era scritto anche bene e hanno spiegato, diciamo, la trasparenza, credo che sia bene sempre andare a spiegare la realtà. In altri settori, che era forse la seconda parte della tua domanda, i governi, le agenzie di intelligence, io insegno anche la NATO, parlo con tanti militari, per deformazione, per cultura, per come sono fatti, non vanno a fare o per difendere intenzioni che non potrebbero essere svelate. A proposito di intenzioni, il terrorismo fondamentalista è l'hackeraggio.
come atto di guerra. Sono profezie di sventura o scenari reali? Allora, bellissima domanda. È proprio qualche mese fa, sembra maggio, ero alla NATO in Macedonia, ad Orchi, da insegnare per una settimana il cyberterrorismo. Ho iniziato la lezione spiegando il cyberterrorismo, una parola intanto non corretta, perché tu lo sai che oggi non c'è una definizione congiunta che mette tutti d'accordo già solo sulla parola cos'è il terrorismo, non c'è. Ci sono degli approcci ONU e altre agenzie che danno delle definizioni a sé, ma non c'è una definizione comune a tutti. Intanto, quando aggiungi il prefisso cyber è ancora più complicato, è un termine che va e compreso e dettagliato e regolamentato, ma premesso ciò, ho iniziato la lezione dicendo: non è successo ad oggi un vero attacco di cyberterrorismo, sono qua a spiegarvi. Ad oggi il terrorismo e le strutture di terroristi utilizzano la rete internet per propaganda, per insegnare e formare, per la raccolta fondi. E anche questi sono atti di guerra comunque. E rivendicare, lo fanno benissimo. Se tu vai a guardare l'evoluzione dei video ISIS negli ultimi 3 anni, è scioccante, cioè sono, non dico che sono più bravi dei colleghi dello studio in TV 2000, però hanno molti skill. Con la polizia svizzera, l'Interpol, avevo collaborato a prendere uno di quelli che era il regista per la parte di videoclip, quei videoclip orrendi in cui ammazzano e sgozzano, perché un poliziotto del servizio, un agente della polizia, della polizia segreta svizzera, si era accorto che anche una passione nato di TV e video, si era accorto che lo stile di alcuni filmati ultimi gli ricordava delle pubblicità che c'erano in Svizzera. Alla fine chi aiutava era un ex pubblicitario a Lugano che era un jihadista. Madonna. E per cui... Senti Raul, ma proprio tra parentesi, ma tu che conosci certe cose, cioè hai paura? Sì. A volte sì, paura per il mondo. Ho ricevuto minacce dal crimine organizzato, perché ovviamente sto a pestare i piedi a crimine organizzato. Il cybercrime, anche se è difficile da quantificare, non hanno una dichiarazione dei redditi, non fanno fatture, ma un fatturato in nero di soldi che si intascano, il profitto, che a oggi la stima intorno ai 20 miliardi di dollari all'anno. Che poi si va a dividere nei dati personali che ti rubano, i crimini finanziari, i crimini con le carte di credito, hacking su commissione, ricatti e blackmailing, eccetera, eccetera, i suoi sottoservizi. Ne facevi cenno prima, cioè bisogna intervenire con leggi specifiche, perché poi per tutelare le istituzioni, per tutelare i cittadini, perché sai, il rischio di sottrarre libertà e di mettere bavagli, almeno nel senso comune, ci pare ci sia. Bellissimo, sì, è un rischio. Io mi ricordo un film bellissimo, In Ascolto, era una coproduzione italo-tedesca, in Italia è stato abbastanza boicottato, penso, dagli americani, perché raccontava la storia che a vederla anni più tardi col senno di poi e con Snowden che ci ha spiegato lo scandalo NSA, la più grande agenzia di spia al mondo. Stessa simpatico Snowden? Sì, assolutamente sì, è uno dei miei eroi, io sono ogni conferenza, quando parlo di libertà e democrazia su internet, concludo con una provocazione: abbiamo dato il Nobel per la pace a Obama e diamolo a Snowden il prossimo anno, perché ha scoperchiato un vaso di Pandora. Io non sto dicendo che la NSA, la più grande agenzia del mondo di spionaggio, il cui compito è spiare, non debba spiare, non scherziamo, è il loro mestiere, però sicuramente è stato il segno, il caso più emblematico, che hanno oltrepassato i limiti in un settore, come dicevi tu, che un mistra hacker spie industria e governi, dove non ci sono delle regole. Appunto, le leggi le fanno i governi, sì. Quindi c'è il rischio che siano leggi che tendono a tutelare le azioni dei governi, a tutelare la libertà e la sicurezza delle persone, se fatte con criteri. Posso Dici essere per d'accordo, per la propria in difesa. Italia stanno mandando la legge, siamo riusciti a chiamarli captatori elettronici, che sarebbero i Trojan, quindi come era uscito Capito, nel caso Misigliani. Capito, non siamo più di tutti questi anglicismi, abbi sì, pazienza. Abbiamo una bella lingua, trovate dei termini, io cerco sempre sforzati di trovare in italiano, però captatore elettronico lo so, è proprio un po' brutto. Però ti stavo dicendo di quel film In Ascolto, è emblematico col senno di poi, perché la storia di una grossa agenzia governativa con un budget immenso che arriva ad affidare e a
dipendere così tanto da un fornitore privato di intercettazioni e spionaggio che si arriva al paradosso che non è più lo Stato a decidere, ma un privato che ha interessi economici. E c'è tutta la storia, ambientato a Roma, in Val d'Aosta, in America, è stupendo, boicottato perché? Perché secondo me è la storia reale di quello che è successo con la NSA e le agenzie di spionaggio in America, però era un po' di anni prima. Quindi leggi bisogna farle o no? Sì, bisogna, però bisogna capire che non le bisogna, non si possono, non possiamo permetterci di farle più come prima. Perché il mondo è globale, quindi quei tentativi dei governi, che anche lì è storico, di nascondere la cosa, la notizia, metto il segreto di Stato, oggi con Internet, e Snowden è l'esempio, Assange è un altro esempio, non puoi più essere con quell'ottica e quella mentalità lì, è un cambio generazionale a livello di chi decide ai governi. Quindi, per essere pratici, anche nascondere i video dei jihadisti in Italia non ha senso. Non serve a niente, ma così come io sono uno di quelli che è contro, come ha deciso il governo italiano, ci sono dei siti che siano di jihadisti o di qualunque gioco d'azzardo altro che te li chiude e non li raggiungi, no. Me li chiudi, non li raggiunge magari mio nonno, nel senso che oggi basta scaricarti un'app sul telefono e esci da un altro paese e quindi raggiungi siamo alla mercé, quindi tu pensi a un ragazzino, così. Come lo tuteli? Io sono molto, molto, molto preoccupato per i giovani, non parlo solo di cyberbullismo, non parlo solo di tutto quello che vediamo anche lì, cyberbullismo, uno se lo sente la signora a casa pensa che... Ci sono ragazzine che si suicidano, ci sono ragazzine che si prostituiscono online, cioè ci sono delle cose. Io non capisco chi obblighi tutti questi teenager e adolescenti a inviare e pubblicare online quello che fanno. Non c'è più la privacy. Cioè, la loro psicologia è una psicologia guidata? In parte una psicologia guidata, non voglio essere quello che esagera, ma Facebook secondo me è la più grande operazione di intelligence che sia mai stata creata, cioè se tu pensi alle agenzie di spionaggio che prima per sapere di te cosa ti piace, come si chiama il tuo cane, qualunque, dovevano fare in un'altra maniera, oggi sei tu che lo pubblichi sul tuo social, sei tu che vai a spiegare chi sono i tuoi amici, la famosa legge dei sei gradi che si conosce sicuramente qualcuno, che conosce qualcuno, con i social oggi è un attimo a capirlo, non hai neanche più bisogno di quello, ma a me quello che preoccupa è questa mania di dover per forza sempre pubblicare quello che stai facendo e chi sei e quello che pensi, perché ci siamo persi la privacy, il concetto europeo di privacy è assolutamente differente da quello americano, ma Google, io inizio ogni lezione dicendo due cose quando parlo, abbiamo fatto anche le lezioni a giornalisti e quant'altro. Alle signorine, la cosa più intima che indossate non è quello che pensi, è il cellulare che hai addosso. E Google sa di te più che tua mamma e che tuo marito. Pensaci alle cose che chiedi a Google. Io non uso Google, non uso Gmail, sono contro tutte quelle cose perché Orwell, in 1984, non si sbagliava. DuckDuckGo è un motore di ricerca privacy che non ti dà tutti quei milioni di risultati inutili di Google, ma che è privacy compliant, quindi non tiene traccia delle tue ricerche. Ma dai. Ad esempio uno tra i tanti che ci sono. Queste cose non vengono diffuse, prima ancora delle leggi dovrebbero essere propagandate. Però no? Qua stiamo parlando di multinazionali e Google e Facebook che hanno più capitale economico in liquidità che i PIL, i prodotti interni lordi di alcune nazioni. Senti, gli hacker più pericolosi al mondo, è vero, come ho letto, dici, sono al 90% russi e dei paesi dell'est? Assolutamente sì, il cybercrime inizia da lì storicamente, sono stati i primi ad accorgersi che con l'hacking, che era un gioco, potevi farci anche dei soldi. Arrivano da lì perché hanno un cervello, un'impostazione che è molto matematica, hanno ottime università e arrivano da dei regimi totalitari, per cui nel momento in cui ti liberano e non hai le leggi intorno a te, hai più possibilità di essere illegale e lo fanno da lì. Senti, il tuo nickname, Raul, da ragazzo era Naboli, quindi si rischia la spersonalizzazione? Sì. Io non sono più io, ma sono il mio account, cioè la mia identità...
Bravissima, quella ma digitale. Se ci pensi, non succede solo con noi hacker. Quanti casi leggiamo di magari il pedofilo arrestato che li adescava online, ma quando lo vedi in faccia, o magari noi facciamo poi le analisi allo smartphone, al computer, con molta difficoltà, perché sono evidenze che vai a analizzare da tecnico, ma assai scioccanti e brutte per la psicologia umana, vedi che è una persona che non diresti mai, ma la stessa maniera, il cybercriminale di oggi, che è crimine organizzato, togliti dalla testa l'idea del mafioso alla rina, anziano, grosso, ignorante. Sono laureati, hanno 30 anni, sono dei fighi, hanno il BMW, sono sempre Est Europa, investiti alla stessa maniera. Le persone scrivono in mail o in chat o quello che sia cose che non ti direbbero mai di persona, ma parlo della persona normale. La ragazzina o il bambino, quando è davanti a un computer, ha degli atteggiamenti. Non è una seconda persona. Tu avessi un figlio piccolo, che fai? Glielo vieti lo smartphone? No, perché intanto, come cercano di vietare a me o a te da ragazza le cose, trovi sempre, non puoi uscire, scappi dalla finestra, trovi l'amica. Devi, secondo me, avere un rapporto trasparente e sincero, però controllarlo. E grazie a Dio la tecnologia ci dà gli strumenti per controllare. Okay. Un problema sulle scuole, insegno anche nelle scuole ogni tanto per sensibilizzare, molto spesso ne sa più il figlio che il papà o la mamma, per cui è più manettone, ma quello che è grave, le professoresse e i professori non sanno assolutamente affrontare il problema, e quindi non se io fossi un professore e ci tenessi alla mia classe, andrei a vedere i profili su Facebook. C'è un altro aspetto che mi preoccupa, al di là dei pericoli reali cui abbiamo fatto cenno, c'è il fatto di diventare schiavi del potere attraverso, per esempio, la pubblicità, perché è vero che i lati online ti rubano la vita se capitano in mani sbagliate, ma ti condizionano comunque psicologicamente. Ti condizionano psicologicamente e sulla parte sociale, sulla parte, come dici tu, più di acquisto. Certo. Esempio, io ad agosto ero per Dema, a fine luglio ero a cercarmi aerei per le vacanze, eccetera, facevo delle query piuttosto che andavo dal sito X o Y, e poi combinazione ti arrivano le mail o i banner pubblicitari, certo, con l'albergo che cercavi. Cavi tu, che alla fine pensi, boh, mi serve. Che gentili. Che gentili, ci clicco e lo compro, ma è tutto un mondo pubblicitario sommerso, così come c'è il mondo sommerso che si chiama economia sotterranea, italiano, underground economy, che è tutti quei dati tuoi, miei, suoi, che sono in vendita in un bazar black. Per cui lo Stato ci sommerso. Tutela o in qualche modo usa anche queste informazioni? Lo Stato italiano? No, non diciamo. No, Stato italiano no, altri governi lo sicuramente fanno. Sì, non dimenticarti che Google e Facebook sono delle idee che partono da un fondo di investimenti che si chiama Q-Intel, questa cosa la sanno in pochi ma è pubblica, che ha alle cui spalle c'è la NSA, per cui questi qua hanno finanziato come i venture capital delle start-up che sono diventate Google, che oggi è quell'entità che sa tutto di noi, da cui c'è un Gmail, quindi sanno tutto quello che ci scriviamo via mail, e Facebook, che sanno tutte le nostre abitudini. Un'ultima cosa voglio ancora chiederti rapidamente, però ci sarebbe da lavorarci un mese. Cioè, noi siamo diventati incapaci di dominare sistemi che noi stessi abbiamo creato? Bravissima. E adesso che si parla di automazione industriale, SCADA, che è un acronimo per dire tutto quello che è gestito automaticamente da sensori, si parla di big data, cioè i miliardi di dati e informazioni, e si parla di sensori, machine to machine, stiamo arrivando nelle fabbriche internet, le fattorie dove ci sono i server che sui quali operano i portali che chiamiamo, per capirci, oramai l'80% dei server comunicano automaticamente tra di loro, machine to machine, non c'è un operatore a gestirli. Una centrale nucleare oggi è completamente automatizzata, c'è ancora il bottone rosso per spegnere, spero che rimanga. E' questo che mi preoccupa, un robot o un programma, un software non potrà mai sostituire l'umano, grazie a Dio aggiungo, e spero per sempre.
Adesso mi scegli una bella canzone per chiudere questo nostro dialogo che rappresenti la libertà e il respiro di libertà da queste inquietanti sceneggiature e narrazioni cui purtroppo siamo immersi. Proprio a Roma, ma poi ero corso a Torino, lo scorso anno c'era il concerto di Bruce Springsteen, io adoro Bruce, il boss, perché sono uno dei pochi che fa il vero rock, Born to Run, a ti percorrere mi sembra quella più che ispira la libertà, una canzone del 1975, io avevo 2 anni. E ancora non smanettavi. No, ancora no. Ciao, grazie Roy Chiesa, grazie tantissimo, grazie.